One Wine. Two chefs. The pen is on the table. Non ce la può fare. I nostri tre giudici decreteranno il miglior abbinamento in cucina. Benvenuti a T-Chef. Mi piaci, Paola. Mi piaci, Paola. Mi piace tanto, tanto. Sembra incredibile, ma sono pazza di te. Tieni. Ragazzi, noi dovremmo fare un programma serio. Siamo i giudici. Grazie. Andiamo. Andiamo, Andiamo con questo buon vino, dai, dai. Va dai, bene, dai. Andiamo a lavorare. Cari amici di T-Chef, oggi la cantina de Sena ha scelto per voi l'Arvisionado Paola, vino bianco secco ottenuto dall'uva Arvisionado, coltivata principalmente in oceano. Ciao! Gianluca, Paola, il nostro vino. Guarda, cosa ci racconti? Questa è una bellissima realtà. Sono una cantina giovane, dei ragazzi giovani, hanno fatto dei prodotti veramente interessanti. Questo vino è un 100% Arvisionado. Guarda, un vitigno autoctono sardo che loro hanno riscoperto e l'hanno fatta veramente in maniera impeccabile. Davide, siamo a Benetutti. Benetutti, una zona ricca, terreno particolare, ci sono anche le terme. Non è Faula, cioè nel senso... No, questa volta ti do ragione, perché sono dei terreni molto... Molto particolari. Esatto, un po' di argilla, un po' di sabbia, delle zone ferrose. Una zona molto interessante, veramente interessantissima. Adesso sentiamo questo vino, che sicuramente non rimarrete delusi. Davide, guarda che colore. Colore particolare. Poi ricordiamoci che questo è un vino non filtrato, quindi potrebbe avere dei sedimenti e soprattutto potrebbe avere un po' di torbidità, ma è una cosa normalissima in questo vino. Buon sapere. Vedi come non è, c'è una piccola velatura pulita, però molto delicata, a vista sempre una bella fluidità, quindi c'è un tenore alcolico diciamo interessante. Odori e profumi. Un bel profumo. C'ha un fruttato, esatto. Bellissima, una nota di camomilla. È intenso, la ma anche frutta. Delicato. Sì, un po' di erbaceo. Gradevolissimo come naso. Piano piano lo stiamo imparando, Enrica. Abbiamo un gran maestro. Assolutamente. Assaggiamo. Bello, ragazzi. Un vino che ti esprime Sardegna, vero? Sounds guarda come sounds good. È freschissimo. C'è anche la parte seria, Davide. È un vino fresco, sì. Bello, una bella persistenza, gradevolissimo. Molto. Difficile da abbinare, non è facilissimo. Perché? Perché vediamo adesso. Partendo dal vino, abbinare i piatti non è sempre facile. Siamo ai quarti di finale, quindi però il gioco si fa serio. Bravissimo. E quindi adesso vediamo come giocheranno le carte i nostri chef. La stoffa dei nostri chef. Perfetto. Allora, ragazzi, però ci sono gli chef che ci stanno aspettando. C'è Laura del Vitanova e Marco del Santa Maria. Ci sono i quarti, eh? Quindi vediamo cosa stanno preparando. Dobbiamo andare. Andiamo a controllo di qualità. Andiamo. Eccoci qua, prendo la linea dalle cucine. Scusa Gianluca, siamo in diretta con Laura. Ciao. Ciao Laura. Qualcosa si intuisce, ma non sveliamo niente ai nostri amici a casa. Dici solo qual è l'ingrediente fondamentale che hai utilizzato e che hai deciso di utilizzare per questo piatto da abbinare al Faula.
Io ho utilizzato un pesce dal sapore deciso, che ricorda anche le mie origini oristanesi. Non svegliamo altro, ci vediamo tra poco. A dopo. Eccoci qua. Marco, tocca il turno di Marco, illuminaci. Buongiorno. Grande Marco, come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu? Bene, bene. L'altra volta ci avevi illuminato con quell'olio di fico. E adesso invece ci devi raccontare come ci vuoi illuminare senza svelare tutti i segreti del tuo nulla. Piatto. Io ho pensato a una carne bianca. Stop. Sufficiente, se sufficiente. Ci vediamo. A ci dopo. Vediamo tra poco, ragazzi. Buon lavoro. Buongiorno, buongiorno Laura. Buongiorno. Ti disturbo un secondino. Ci stavamo domandando, ma che aria tira, che atmosfera si respira nel tuo ristorante Vita Nova? Nel mio ristorante siamo quasi tutte donne. Wow. E facciamo tutto il possibile a mano, quindi la pasta fresca, il pane e i dolci soprattutto, che sono un nostro punto di forza. Fantastico, allora bisognerà venire a trovarvi molto presto. Vi aspettiamo. Grazie mille, non ti rubo altro tempo. Grazie. Buongiorno Marco. Buongiorno. Ti rubo qualche secondo. Senti un po', ma che aria si respira al Santa Maria, il tuo ristorante? Beh, noi siamo un piccolo ristorantino del centro storico di Alghero. Mm. Abbiamo rispolverato qualche ricetta antica catalana, tradizionale, con ovviamente una grande ricetta sul prodotto. E cerchiamo di utilizzare tutto ciò che è vegetale, proteine, assolutamente locale. E abbiamo una bella verandina sull'esterno. Fantastico. Insomma, Alghero la conosciamo, quindi... Molto bella. E questa qua un po' l'aria che si respira da Alghero, da Santa Maria. Benissimo, faremo in modo di venire a trovarvi quanto prima. Allora. Non ti rubo altro tempo, buon lavoro. Grazie. Ragazzi, un minuto. Illuminateci. Ragazzi, questi quarti che sono più difficili, ma noi le ricette le sappiamo. No, no, non ci hanno detto guarda, niente. Guarda, su, lo stesso, c'è molta suspense e un po' di tensione. Bellissimo, così l'abbinamento sarà ancora più particolare. Sta arrivando, guardala. Ecco Laura. Sono molto curioso, vero? Bentornata Laura. Ciao. Ciao Laura. Davide, visivamente è un bel piatto, vero? Sì, 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 sì. Laura, come ci hai deliziato questa volta? Ho fatto dei malloredus a mano. Sono conditi con del muggine, semplicemente scottato e sfumato appunto con un po' di vino Faula. Pochissima crema di gambi di carciofi, buccia di limone e bottarga di muggine grattugiata. È un omaggio alla mia terra. Assolutamente. Oristano. Bel piatto tradizionale. Grazie, sembra Laura. Un bellissimo omaggio. Grazie, Laura. Grazie a voi. Ci resta che assaggiare e ti faremo sapere. Tocca grazie. A noi adesso. Grazie. Arriva Marco. Ancora. Bentornato. Ciao a tutti. Marco. Ciao Marco. Ecco qua. Che bel piatto. Ma carino. Cosa ci hai preparato di buono? Ho preparato una quaglia oggi. Dunque, in realtà ho avuto questa sensazione quando ho assaggiato il vino e ho sentito un profumo di vaniglia. Non so se è giusto o sbagliato, ognuno ha le sensazioni che ha. E quindi ho fatto una crema di patate alla vaniglia. Ho arrostito questa quaglia con dentro un battuto di timo, finocchietto, pomodoro secco, l'ho scottata, sopra ci ho appoggiato una fettina di lardo, e due noci caramellate e due fettine di mela verde. Perfetto, bellissima idea. No, non ci resta grazie. Che assaggiare e ti faremo sapere. Grazie mille. Grazie Marco. A dopo. Grazie a te. Quello proposto dalle cantine de Sena è un vino bianco unico nel suo genere. Chi, tra Laura e Marco, avrà convinto maggiormente i nostri tre giudici e sarà riuscito a centrare l'abbinamento con l'Avvisionado Faula?
Laura e Marco, eccoci qua, secondo quarto di finale, emozionante. Sì. Sono successe tante cose. Io ho riomologato la scarpetta per questi piatti. È stato un bellissimo viaggio che è iniziato con la tradizione, quindi un piatto locale, per poi spostarci in qualcosa un pochettino più internazionale. Molto, molto interessanti tutti e due i piatti, vero Gianluca? Assolutamente, tecnicamente erano dei piatti molto interessanti, ben eseguiti. Mi è ritornato in mente un vecchio piatto, il muggine, che io adoro. È stata veramente una bella emozione. Ma quella vaniglia, Enrique. Esatto, cosa dire? La scelta è sempre più complicata perché i piatti sono sempre più belli e più buoni, per cui è stato difficile scegliere e la scelta si è comunque basata veramente su dei piccoli dettagli e questa volta la vaniglia ha fatto la differenza. Perciò Marco, sei in semifinale. Complimenti. Complimenti. Grazie. A tutti. Laura, grazie. Bellissimo piatto comunque. Grazie. Bravissimi, è sempre più difficile. Difficilissimo. Assolutamente. Grazie mille. Grazie. Grazie. È Marco, che passa il turno e diventa il secondo semifinalista di T-Chef. Vi invitiamo ad andare a trovare Laura al ristorante Vitanova in via Sassari 56 a Cagliari. Ci vediamo sabato prossimo su Videolina alle 15. Seguiteci su Facebook, mettete like, seguite anche la nostra pagina Instagram. E naturalmente andate nei ristoranti a provare degli splendidi piatti, al Santa Maria di Alghero e al Vitanova di Cagliari. Vi aspettiamo sabato prossimo su Videolina. Ciao!